Sono rimasta a Pisa e tra un cantiere e l'altro vi voglio far vedere questo gioiello. Andiamo! In origine questo piccolo oratorio, edificato nel 1230 sulla sponda del fiume, era chiamato Santa Maria del Ponte Nuovo, perché qui sorgeva il Ponte Nuovo, distrutto nel corso del XV secolo e mai più ricostruito. Il nome Santa Maria della Spina fu dato nel 1333 quando un mercante donò una spina della corona di Cristo, ora conservata nella chiesa di Santa Chiara. La vicinanza del fiume costituiva una costante minaccia per l'edificio, quindi nel 1871, dopo tante diatribe, si decide di smontarlo e ricostruirlo qui. Nonostante le modifiche apportate alla chiesa, è considerato un gioiello del gotico pisano. Tra le statue, la Madonna col Bambino e i due angeli posti nell'edicola sopra la facciata sono di Giovanni Pisano, mentre la Madonna con Bambino presente nel pilastro angolare destro è opera di Giovanni di Balduccio. C'è da dire che lo spostamento comportò la distruzione della sagrestia e la perdita di alcune delle sculture. Quelle esposte sono copie, le originali sono conservate nel Museo di San Matteo. Se si lasciava giù, magari si perdeva proprio tutto. Voi che ne pensate? E per l'interno? Ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo tesoro da scoprire. Giusto il tempo di un caffè. Se il caffè vi è piaciuto, lasciate un commento, un like e ricordatevi che da settimana prossima si cambia gusto. Vi aspetto!